Achille è l'eroe giovane per eccellenza nella vita e nella morte, l'eroe che tradisce la sua giovinezza nell'incapacità di tenere a freno la sua collera, le sue parole, la sua forza, l'eroe schietto, audace, impavido, feroce come molto spesso i giovani sanno e possono essere, l'eroe che conserva intatta la sua giovinezza morendo giovane. Un giorno, nel suo lungo viaggio di ritorno verso Itaca, Odisseo si ferma a far visita al regno dei morti e lì, tra le molte anime pallide che affollano l'aldilà omerico, incontra anche Achille. Solo che quell'Achille, lì nell'Ade a condividere la sorte di chi fu povero, umile, vigliacco, è molto diverso rispetto all'eroe che in vita si era guadagnato una fama imperitura con le sue imprese straordinarie. A Odisseo, che lo esorta a non affliggersi perché anche tra i morti è potente, Achille risponde così: «Non rendermi bella la morte, splendido Odisseo. Vorrei essere un bracciante e servire un altro uomo, un uomo che non ha terra né ha molto per campare, anziché dominare sulle ombre defunte». La nostalgia per la vita, per qualsiasi vita, anche la più incolore come quella di un bifolco asservito a un padrone che vive di stenti, la nostalgia per la vita è così forte che, da morto, Achille sembra quasi rinnegare il modo in cui aveva vissuto. Forse se da vivo avesse saputo che cos'è Ade, forse non avrebbe accolto così tanto di buon grado una morte che pure aveva cercato e che l'aveva infine raggiunto nel fiore degli anni per inseguire l'immortalità della gloria.